Ciao, io sono Marcus Crane, signore e signori, benvenuti in questo video su Mirage Arcane Warfare in collaborazione con Mirage Game. Ragazzotti, pensavo di non poterlo dire, invece poi mi sono accorto che gli sviluppatori erano gli stessi, ecco perché è la stessa bellezza. Raga, io sono frocissimo per Chivalry Medieval Warfare e questo qui è praticamente la versione più bellina e soprattutto arcana. Andiamo a vedere un pochino, ho fatto l'addestramento, andiamo a cercare qualche partita. È magico, sì, è magico, magico. In descrizione c'è il link per andarlo a preacquistare o comunque a vedere perché è ancora in beta e uscirà molto presto, se non sbaglio il 20 del prossimo mese, e sul mio Facebook vi regalo una key per la beta. Ragazzi, seguite i miei streaming su Twitch invece perché ho altre 4K da regalarvi. Sicuramente ci faremo una partita e estrarrò uno tra i follower. Allora andiamo a vedere un pochino come funziona. Abbiamo queste qua 6 classi, ogni 6 classi ha delle caratteristiche, dei poteri, delle armi, allunga gittata, addestra gittata. La cosa fighissima, a parte, c'è qualcuno che sta suonando una campana. Tan 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 tan. A parte tutto, a parte qualsiasi disgusto, è che c'è un sistema di combattimento davvero digievoluto a confronto di tanti 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 altri giochi. Ecco, e a me questa... Sì, vabbè, stai calmo però, scusa. Ovvero non c'è la solita parata, cafonata, eccetera. Ai. Ma dove andate? Oh, dove vanno quei bastardi? Ma c'è un sistema di fendente da destra a sinistra, un affondo, un fendente dall'alto, un... non lo so, tutte queste cosine che mi ricordano. Salve! Io chi sono? Sono buono? Sono buono, sì. No, 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 non sono buono. Io sono viola! Scusi! Scusi! Ecco qua. Vedi, adesso sto prendendo le pizze. Ecco perché non mi avevano attaccato. Ho sbagliato. Non so che... bello il grab! E anche Gesù, e poi F. No! Via! Che mazza, ragazzi! Via, via, via! Dai, ragazzo! Oh, un ragazzone che viene a... Dove vai? Dove... grandi! Vediamo di salire qua sopra. Vediamo di salire qua sopra. No, liscio. Vieni qui. E... Bam! Oh, è interrotto l'incantesimo. Qui c'è un Banzore, brutto Banzore. L'ho parato. Io l'ho mandato indietro. Grandissimo. Aio! Che schifo. Ma che cazzo fai con quelle cose sbrillucce? Oddio, ho attaccato un amico. I'm sorry. Che bello questo fendente magico, che però non ho capito bene come usare per essere efficace. Andiamo di qua. E là! E là! Eh no, no, mi stai sparacacchiando addosso. Ragazzi, andiamo a provare a fare questo. Wow! No. No, merda, che dolore, la mazza è incredibile, aiuto! Possiamo selezionare in partita, e questa cosa mi piace tantissimo, degli altri eroi. Ci sta questo qui, che dovrebbe, il Panzone, che dovrebbe essere una sorta di mago. Andiamo a vedere il mago puro. No, questo qui, miracola la mazza. Miracola la mazza, che cosa stai facendo? Cos'è questo? Questa è la tua parata, va bene. Allora, abbiamo dei superpoteri. Lui need healing. Come facciamo a needarlo? State calmi, ragazzi. Ecco, questo qui è il potere dello sbarbatubo. Molto bene. Non mi ricordo bene i colori, sono questi, sì. Ti tiro una cacchetta. Chi è? Aiuto. E con F invece volo sul tappeto magico. Il tappeto d'Orie. Aio! Quello è morto male. Ok, e per il resto c'ha soltanto poteri a distanza. No, chi è? No, no, caricala. Ok, una cosa che dovete imparare è che, diversamente da tutti gli altri giochi come Chivalry, non puoi parare sempre. C'è una barretta che ti dice quanto puoi parare. Proviamo invece il tizio che ammazza le mazze. Oh, adesso si ragiona lentissimo a caricare il colpo, ovviamente. Eccolo qua. Vediamo i nostri super po... Che cazzo ci avete tirato le bombarde, oh? Ok, facciamo una tattica. Boh! 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 Dentro! 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 No! Allora, Gesualdo sa combattere meglio di me. Ah, quando siamo morti c'è lo spectator mod. No, stanno conquistando! No, hanno evocato Gesù! E hanno vinto! Abbiamo vinto noi! Non ho capito.
Le passo a mio marito. Questa mi attira. Qui c'è un gancio per evadere i nemici. Vedete, possiamo anche scegliere una sorta di loadout. Il chakra e il wisp. Qui c'è un dash attack. Bello, 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 bello. Però non posso avere entrambi, quindi c'è una sorta di bilanciamento. D'accordo, io faccio così. E poi possiamo avere un'arma. L'arma A e l'arma B. L'arma A e l'arma B. A, A, B, A, B. A, B. Va bene, noi facciamo così e vaffanculo. Allora, vediamo un po'. Dash. Wow, ok. Lo shuriken. Vabbè, questo è facile. E poi c'è una sorta di dash in avanti che lascia sta cosa, sta cagata. Va bene, ah, io. Ma io chi sono? Ah, io sono Viola. No, 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 perché mi fai malissimo? Perché mi fai malissimo? Me ne vado, raga. Me ne vado perché... la vita si rigenera. No, no. Minchia. Minchia. Ah, raga, se sbagli a fare una parata, sei morto, esploso proprio. Ma dove erano i miei compagni? Ah, ma non ci stavano. Ci stanno soltanto due in gioco. Mortacci vostra. Allora, vediamo un pochino. Vai, no, perché non funziona? Aiuto. No. No, no, mi sputacchia, aiuto. Ma perché sempre la squadra delle seghe io sto? Allora, se non ho capito male, in queste mappe devi conquistare dei punti. Una volta conquistati dei punti, si dovrebbe sbloccare una sorta di payload, che in Chivalry era il carretto medievale. No, 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 vabbè, ho capito, io provo a colpirti. Grande, mi hai salvato la vita, sei troppo bravo. No, la valletta maledetta, la valletta, oddio, sono cascato sotto. No, aspetta, scusa, aiuto. Aiuto. Ah, posso andarmene, sì. Però mi rigenero la vita prima, ragazzi. No, vabbè, ma ho capito, passate tutti qui. Beccate questa. No. Beccate questa. No, dove sei? Ah, io perché? Perché la vita è così una merda? No. Grande. Sì, dai, incalziamolo. Sì, un nemico vinto. Allora, ragazzi, dovete sapere che qui c'è il fuoco amico. Cioè, c'è il danno amico. No. Cosa ha fatto? L'attacco della morte di Angelo in volo supersonico. E quindi tu puoi uccidere per sbaglio e poi colpire per sbaglio. Puoi togliere la vita per sbaglio ai tuoi cazzo di amici. Ed è normale che in una mischia possa essere così. Perché se tu carichi un fendente destro e alla tua destra c'è il tuo amico, beh, Giacomino è morto male. Andiamo a provare quest'altro, che è quello che ci manca. Dice che spara da lontano. Ecco, potrebbe piacermi. No, chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? No, no. No, prendi questo. Prendi questo, prendi questo. Aio, che dolore. No, perché mi fai questo? Perché? Io sono un piccolo mago che spara a cosette di merda. Tra l'altro, le altre cose disponibili saranno il Team Deathmatch e l'arena. Team Deathmatch molto 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 carino, che ad obiettivi, sinceramente, non so, forse perché mi ha rotto, forse perché effettivamente io facevo le arene giganti e le arene sono fighissime, le arene sono davvero fighe in Chivalry. Io spero che anche qui saranno fighe altrettanto, perché è una grossa arena con tutti spuntoni, fuoco e cose, dove la gente si uccide a caso, tipo il Colosseo, ed è figo, ed è figo. Mi piace, questo gioco mi sta piacendo onestamente parecchio, perché è molto molto più vario di quei giochi dove prendi quel personaggio e non puoi più cambiarlo e c'è un cavallo. Non so se avete capito di quale gioco. No, non è vero, sto scherzando. Allora, questo qui non l'abbiamo provato ancora. Abbiamo lo scudo. Allora, quella lì è la bandiera che ci stanno inculando probabilmente. Quindi andiamo, ragazzi. Ah, e se la fregna di tu nonna. Ammazza che botta io ho dato. Oh! Bello sto personaggio! È morto, raga! Beccatevi questo! No, non l'ho beccato, però va bene lo stesso. Guarda come scappa! Lo sa, lo sa che muore. Con questo forse puoi buttare di sotto le persone. Ah, ma c'è uno scudo! È il personaggio mio, raga. È il personaggio mio. Andiamo qui. Sì. Eccoci qua. E ci conquistiamo. C'è l'esultanza! No! Beccate questo! No! No, figlio della merda!
Ci abbiamo fatto una cazzata, raga. Ho fatto una cazzata, sì, ma avevo detto che avevo fatto una cazzata. Voi non mi credevate, io invece ce l'ho fatta. Le mappe non sono male, eh. Cioè, nel senso... Ehi. Non mi dispiacciono. Ok, allora, cerchiamo di... essere importanti. Tra l'altro, sta cosa che quando muori... Il cooldown delle abilità non è ancora bliblobblata. È strana per me, però va bene. Forse è un fattore di bilanciamento. Allora, vediamo un po' di fare così e mettere questo scudo qua. Tiriamogli questo. E poi tiriamogli questo che dovrebbe fargli cadere di sotto. Non ha funzionato. Chi è? Muori? Muori? No. Aiuto, regà. Aiuto, raga! Aiuto, raga! Aiuto, raga! Uno scontro incredibile! Bravo, bravo! Prendi questo! L'ho preso! L'ho messo in ginocchio e lui l'ha finito! Grandissimo! Ho preso un'anima! Che cos'è l'anima? L'anima dei morti tua? Non lo so. Mi sto rigenerando? La risposta è sì. Forse non mi dovrei rigenerare qui dove ci stanno tante opzioni. Però venivano da qua i bastardi, non lo so. Ma io devo stare qui? Non lo so, andiamo di là. Tiriamo un pochino di magie, giusto per dar fastidio mentre ci rigeneriamo, e laggiù c'è uno stronzo che sta combattendo, va bene. Allora, lanciamo uno scudo, che potrebbe fare al caso nostro, ecco qua. No, scusi, scusi, non volevo, scusa. ma stiamo vincendo per la prima volta, sono felicissimo, sì. Planting cosa? Stop, no, tu no, no, scusi. Dove stanno andando i miei amici? Dove stanno andando? Ah! Che paura! Aiuto! Ah, raga, qualcuno aiuti! E vaffanculo, ti entro! No! No, mi state picchiando a me, brutti deficienti! Ma che cosa vi hanno ammazzato a me, bastardi di merda? Neanche dei tuoi compagni ti puoi fidare. Guardate un trabucco! Bello il trabucco, morbido. Oddio, c'ho paura. Che succede se casco nel vuoto? Aio! Nope! Come cazzo ha fatto la schivata? Sì? No, mi ha fatto la finta! No! No, dai ragazzi, era il primo scontro 1v1 che stavo per vincere! Mi sento così sega! Ma sei un pro play... No, è morto! Bastardo, perché rubano sempre la mia kill? Guarda come è morto male! Ehi! Sono un cosciotto di povero, no, sono un maialino, non lo so, sai. Ok, abbiamo preso degli altri puntarelli. Capture Demi Glimflovt. Stiamo catturando il Demi Glimflovt, che sinceramente credo sia una pietanza araba. E tu vai lì sul punto, la catturi, ci metti del pepe e la catturi. E fai, poi ti spunta un punto e tu fai... Oh mio Dio, perché stanno tutti qui? Aiuto! Me ne vado. Me ne vado, adesso loro mi attaccano dall'alto, io lo so, ma io me ne vado via. Cosa sta succedendo della mia vita? No, FF, ho sbagliato tasto, scusi, mi hanno messo spalle al muro. Ritorniamo sul nostro personaggino, però non è così veloce. Cioè, nel senso, aspetta, c'è anche quest'altro tasto, è vero. Ma hai visto che l'ha schivata? Guardala! Mamma mia! Ho ucciso due! Ma perché mi hai inculato le pallette? Oh, aspetta, questa è l'anima mia degli mortacci tua. Ragazzi, fighissimo! Ok, c'è un altro tasto. Bello pure da sopra! Chi è? No, aspetta, scusa. Abbiamo un piccolo problema con le collisioni, mia cara. Le notti d'Oriente col demiurgo nel cool. Ti sanno trombar, nanna. No, perché l'hai messo qui, brutto deficiente? Vediamo F che fa. No, volevo prendere. Bravo.
Bravo, bravo. Schifoso, schifoso. Lezzo, lezzo. Merda, ultimo degli ultimi. Agagagaga. Oh, scusate, stavamo combattendo, è vero. Vieni qui, l'ho presa. Minchia, minchia, minchia. Obelisco difensivo, vai. Vai, vai, vai. Mamma mia, Marcus Kron. Mamma mia, Marcus Kron, signori. Vieni qui. Posso deflectarle. Ma che figo. Ma chi è? No. No, da dietro. Scusate, stavo leggendo i commenti che esaltavano la mia mossa fantastica. Purtroppo, essendo una beta, c'è qualcuno che lì va per provare altre mappe, probabilmente. No! No! Gesù, perché mi fai questo? Vabbè, dai, Marcus, non metterci sopra. Non tiltare per un gioco ancora in beta. Ragazzotti, io spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto. Cioè, del tutto onesta, sebbene che questa sia una collaborazione, a me è piaciuto. Io ci giocherò spesso, anche perché Chivalry all'epoca lo comprai. Quindi vi ricordo, il link è in descrizione per questo gioco che uscirà il 20 di aprile, se non sbaglio. Comunque uscirà a breve, adesso è in beta. Potete preordinarlo. E sul mio Facebook trovate una key, però penso che già sia stata presa. Mentre in streaming, questa sera dalle 21 alle 24, sicuramente dispenserò un'altra key di questo gioco, ovviamente per la beta. Signori, io sono la mia chiappola, spero che questo video vi abbia divertito. Vabbè sì, bella per voi, ciao!